Ciao Romano, ciao. Grazie della tua disponibilità. Adesso ti introdurrò velocemente per chi non ti conosce e poi iniziamo con le domande. Allora, tu sei filosofo e psicanalista di formazione junghiana, sei professore ordinario all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ma hai insegnato anche all'Università della Calabria e all'Università Ca' Foscari di Venezia. Sei membro dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica AIPA e dello IAP internazionale, del Laboratorio Analitico delle Immagini, LAI, e fai parte della redazione della rivista di Psicologia Analitica. Insieme al filosofo italiano Luigi Vero Tarca hai fondato alla fine degli anni 90 i seminari aperti di pratiche filosofiche di Venezia e di Milano e sei fondatore e docente di FILO, Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche a Milano. Sei studioso del pensiero di Carl Gustav Jung, hai definito la tua proposta nel campo della ricerca e della cura, del senso di analisi biografica, orientamento filosofico, formando nel 2007 la società degli analisti filosofi SABOF. Allora, partiamo con la prima domanda, che è una domanda che è sempre la stessa per tutti. Qual è il tema, la domanda che funge da filo rosso nel tuo percorso di ricerca, che passa attraverso, nel tuo caso, la filosofia, la psicologia analitica, l'università, sino a filo? Beh, la risposta è semplice, una parola sola, anzi possiamo metterne tre, ma ricerca del senso. Il filo è questo, perché le motivazioni sono tante, ma la cosa più semplice credo è riprendere il fatto che nel nostro mondo, quindi come tutti, uno può anche avere delle, diciamo così, grandi certezze, appartenenze religiose, ideologiche, eccetera, ma in ogni caso è confrontato, come chi lo voglia o no, è confrontato con una serie di obiezioni, tensioni, conflitti, eccetera. Siamo in una società, virgolette, aperta e quindi, se proprio non è dogmatico, fanatico, ma anche quello interessante, perché proprio la sua rigidità mostra che non è così sicuro di quel che dice o di quel che pensa, e allora diventa gioco forza che qualsiasi appartenenza di questo genere produce una domanda. Sì, ma il senso che io do alle cose che faccio, che cerco, eccetera, sta in piedi, non sta in piedi, mi soddisfa, non mi soddisfa, riesce a incontrare davvero le mie esperienze vitali o no? Questo credo che sia la questione fondamentale, e comunque è stata per me perché, così banalmente, dopo magari torniamo a qualcosa di teorico se si vuole, ma insomma, così biograficamente è una cosa piuttosto semplice. Sono nato nel 48 e quindi, insomma, adesso facendola semplice, ma insomma l'Italia di Peppone e Don Camillo, no? Cioè i cattolici, i comunisti, sì, dopo c'era una metà di, diciamo così, di borghesia laica, laicista più che laica, in mezzo, insomma, no? Liberal democratica, diciamo così. Però insomma, questo era, io appartenevo fondamentalmente al campo cattolico, come fa, anche se mio padre in realtà era mezzo tra questo e il laicismo, insomma, no? In ogni caso tutti anticomunisti. Però sono del 48, quindi nel 68 ho 20 anni e quindi e poi dopo, insomma, ho fatto la mia esperienza, la sinistra rivoluzionaria, il comunismo, eccetera, eccetera. Quindi già questo dice, cioè, io appartenevo a quel tipo di cosa lì, ma quel tipo di cosa lì era un mondo che era ovviamente destinato, no? A scompaginarsi, era forse l'ultima propaggine
di quei mondi dove uno cresceva dentro un'impostazione che ti diceva questo è il senso, no? La risposta c'è già, è questa qui. E credo che chi nasce in famiglia, ma soprattutto in società, che poi confermano questo aspetto della famiglia, per come è stato per secoli e secoli, millenni e compagnia, salvo casi rari, non cresce dentro quel calco, non ha bisogno di metterlo chissà come in crisi, mentre la modernità naturalmente, approfondendo la sua influenza che disgrega questi mondi, e pone invece l'altro problema, cioè ti fa vedere che quel mondo di appartenenza che tu credevi vero, perché così te l'aveva detto la mamma, la zia, la nonna, il papà, no? Sì, ma il vicino di casa la pensa diversamente, certo. Eppure sopravvive, eppure vive. Anche allora già questa cosa qua ti mette in grandi contrasti, no? Poi ovviamente adesso poi non ti star là a farla lunga, ma era il cattolicesimo pre-conciliare, no? E quindi insomma c'aveva almeno due gravi pecche per me e per tanti altri che crescevano in quel periodo. Uno ovviamente sul piano personale era la fobia sessuale che era dichiarata nel tipo di educazione, l'altro sul piano collettivo era il fondamentalmente insomma una posizione tra il conservatore e il reazionario, insomma, non stava in piedi. Allora da lì, e poi naturalmente anche l'esperienza opposta, no? Diciamo così, catto comunista, e anche quella è stata una grande stagione, ma anche di cose dure, difficili, fallimentari. E quindi come potrei dire, dal punto di vista biografico non credo di aver avuto grandi scelte, cioè il problema della ricerca del senso è evidente. Come mai è passato attraverso Jung a un certo punto questo tuo, perché poteva andare attraverso altri autori? Sì, e beh, sai, poi queste cose sono anche abbastanza casuali, io volevo fare un'analisi molto più vicina alle mie impostazioni politiche, che era un'analisi reichiana. Okay. Poi per caso avevo scritto un libro che era una specie di bilancio teorico dell'esperienza politica, compagnia, si chiamava Identità e feticismo, e questo qui nel 77, qui ho scritto nel 76, e finiva con una seconda parte che si chiamava Storia e biografia. Adesso non sto a spiegare tutta la faccetta, certo, perché è lunga, inutile forse. Vado in una libreria e trovo un testo che si chiama Mitobiografia di Ernst Bernhard, che è quello poi che ha portato l'analisi junghiana in Italia, che era un ebreo, che è un militante del Bund sionista socialista, che poi è stato nei campi di concentramento, quindi a me molto più vicino che non Jung, del quale conoscevo delle cose, uh-huh, e che mi entusiasmava per molti aspetti, ma non mi entusiasmava la sua posizione da, insomma, diciamo così, politicamente conservatore, dichiaratamente anticomunista, insomma non è che mi stesse molto simpatica tutta questa roba. Invece Bernhard sì, allora diceva, allora ma forse è possibile, no, mettere insieme queste cose. E poi naturalmente le situazioni vitali, perché poi non sono questioni così tanto, appunto il senso è un problema biografico, è un problema per i filosofi, almeno per me, cioè, o per gli psicanalisti. E il fallimento di questa vicenda, le vicende sentimentali, personali, catastrofiche, e dall'altra parte con la morte di mio padre, eccetera, avevo 25 anni quando è morto nel 73, insomma, tutte queste cose qua, insomma, stavo proprio messo a pezzi, insomma, no? E quindi devo cercare un posto dove cercare di stare insieme, insomma, no? E di trovare un qualche modo innanzitutto di stare a galla,
E allora dissi, bene, allora vado a trovare uno che ha fatto l'analisi con Bernard. E andai dalla Tissot, che aveva curato Mitobiografie, che era un libro che era uscito per Adelphi, Bernard in realtà ha mai scritto una riga, dettato negli ultimi mesi della vita questi testi. Lei non poteva, perché in quel periodo voleva ritornare a Losanna, poi non ritornò, eccetera, mi diede tre nomi e diceva, uno fa un gioco strano con della sabbia e con delle figurine. Io non so neanche sinceramente perché, questo gioco strano con sabbia e figurine. Scelgo questo qua, telefonai a Paolo Aite e così cominciai l'analisi, che è stata, insomma, devo dire, anche come esperienza intellettuale, quella più interessante che ho fatto nella vita. E tra l'altro di queste cose qua parlo proprio nell'inizio di questo ultimo libro che adesso è uscito per Feltrinelli, questa collana degli eredi, che quindi è molto più un confronto personale, questa collana che dirige Recalcati, ne parlo perché una delle cose che traggo da Jung, eccetera, che secondo me è interessantissimo, molto esplicito nel libro rosso, è che io ho sintetizzato un po' a slogan, è vietato imitare. Cioè lui dice, però attenzione, che l'imitazione è una via che ormai è chiusa, quindi non pensate che quello che dico io sia la via per voi. Okay. Questa può essere la mia via, certo. Però la vostra via la dovete trovare voi. E questo tra l'altro è anche stato il modo di poter conciliare la mia, virgolette, insomma, anche senza virgolette, appartenenza al mondo junghiano per un verso, però la mia via, io non E Jung diceva, giustamente, lui non lo sapeva che stava ripetendo una frase che diceva anche Marx, ma Marx diceva, io meno male che non sono marxista, e Jung dice, io meno male che sono Jung e non sono uno junghiano, ecco. E questo mi pare un buon modo, cioè la via individuativa è qualcosa che può tenere insieme realmente, insomma, delle prospettive diverse, e che è sensato che siano diverse, perché in una società così, in una cultura così fortemente individualizzata, noi non possiamo far finta di poter superare questo problema, e sensatamente dobbiamo cercare di elaborare una via che in qualche modo nasca dai bisogni, dalle capacità, dalla sensibilità di ciascuno, e non una specie di precotto. Certo. Passo alla seconda domanda. Provando a definire le differenze tra disagio psichico e disagio esistenziale, quali sono le importanti distinzioni, ma anche le convergenze tra gli approcci psicoterapeutici e i percorsi filosofici sapienziali? Allora, insomma, ovviamente è bella domanda, cioè, qualche annetto. Comunque, insomma, per farla più semplice, diciamo molto semplicemente, uno può avere un disagio psichico e naturalmente un disagio esistenziale, ma il suo disagio esistenziale non si riduce al disagio psichico, tant'è vero che anche quando non ha più il disagio psichico continua ad avere il disagio esistenziale. Certo. E se si pretende di superare il disagio psichico superando anche il disagio esistenziale, io direi qua c'è qualcosa di problematico. Qualcosa di problematico. Uno, di un eccesso, per un verso un eccesso di ottimismo, per un altro verso una copertura di qualcosa che è essenziale all'umano e non c'è nessuna cura che può curare. E cioè, meglio, si può curare il fatto che questo è in qualche modo incurabile. Okay. E cioè, molto semplicemente, va bene, uno può stare benissimo psichicamente, come può stare benissimo in quel momento anche fisicamente, ma questo non toglie che, essendo un umano, ecco, lo dico con queste belle cose che dice Yalom, che ha fondato questa psicoterapia esistenziale, però non ha fatto nessuna scuola. E Yalom dice, insomma, ci sono quattro cose che sono poi alla base anche del disagio psichico, però in qualche modo sono disagio esistenziale, non a caso psicoterapia esistenziale.
e che sono il problema che noi sappiamo della nostra morte, e dicono, a seconda della sofferenza, la sofferenza che non è solo nostra, ma si può stare con, no? Così, tu puoi essere più felice del mondo, ma esci e vedi la fila di quelli che abbiamo incontrato prima, che devono andare, non c'è solo il fatto materiale, ma anche insomma, la vergogna, l'umiliazione, insomma, che devono cercare il pane quotidiano dalla carità pubblica, insomma, no, più tutto re. Come si fa? Cioè, se stai al mondo e quindi se non hai disagio psichico che ti consente di stare al mondo, no? Perché disagio psichico è anche quello che, come dire, la nevrosi è una specie di prigione privata. Certo. Il primo momento io vedo nella pratica, insomma, il primo momento di cui uno comincia a uscire dagli aspetti più nevrotici della sua sofferenza psichica è quando comincia a capire che non è vero. Che la sua nevrosi è così soltanto sua, è sua, ma per un tratto specifico, per cui certo lui è lui, ma è un umano, beh, anche la nevrosi, che in realtà è diffusissima, che non è soltanto un problema suo. Questo è già la prima cosa per cui, perché è un passaggio, perché si capisce che uno comincia ad avere la forza, la possibilità, non di guardare solo se stesso il suo ombelico, ma di guardare il suo ombelico con una visione più larga. Già questo fa star meglio. Allora, non si può pensare che se io esco dalla mia nevrosi ho risolto il problema della morte, della sofferenza, della solitudine e appunto della mancanza di senso. Questi quattro problemi, Yalom li dice così, poi possiamo fare un'altra, certo, tassonomia, quello che ci pare a noi, ma insomma, questo qui è il... Allora, chi può dire che è fuori da questo disagio esistenziale? Disagio esistenziale, attenzione, che è anche la nobiltà però degli esseri umani. È solo perché abbiamo questi disagi che possiamo in qualche modo aprirci al mondo, all'universo, a vederci come una piccola parte di... in qualche modo a trascendere, andare al di là della nostra vita ombelicale. E quindi sì, è vero, il disagio esistenziale, ma se uno non ha questo disagio esistenziale, ma... Quindi come... è un po' come il prezzo della nostra capacità di avere delle facoltà e delle domande trascendenti? Sì, che poi direi delle domande trascendenti nel senso di, però, ripeto, di trascendere questo incentramento nell'io, ci torneremo anche dopo, immagino, ma trascendimento nell'io è intanto una falsità, perché nessuno di noi sta al mondo da solo, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista sociale, economico, culturale, eccetera. Dunque l'idea che noi siamo i padroni di noi stessi, non solo nel senso di Freud, l'io non è padrone a casa sua psichicamente, ma l'io non è padrone a casa sua neanche socialmente. Assolutamente. Allora, questa qua è una falsità, questa falsità si paga inevitabilmente, perché se io penso che sta roba qua non posso fondamentalmente né vivere, perché in realtà vivo con gli altri, e poi soprattutto non posso morire. Già è comunque difficile. E siccome è che muoio, se io sono solo io, okay, e beh, allora sono disperatissimo. Perché quando io sono morto, non c'è più niente. Veramente non c'è più niente. Allora io non, tra l'altro, personalmente non credo affatto alla vita dopo la morte, eccetera, eccetera. Però questo non toglie niente, persino il giovane Marx diceva: state attenti, voi siete veramente dei materialisti volgari, a quelli che credevano alla vita dopo la morte. Dice, ma perché? Perché se uno non c'è più come lui fisicamente, allora vuol dire che non esiste più? Ma no! Perché noi ci ricordiamo di lui, perché ha fatto delle cose, perché ha partecipato, perché è una parte del mondo che noi abbiamo, com'è? Mi sembra ovvio, la sopravvivenza della strada asfaltata. La strada asfaltata l'ha fatta qualcuno, non è vero che l'abbiamo fatta noi, e non è neanche vero certe volte che è stata fatta da gente che è ancora viva, e non è neanche vero che la strada asfaltata dipenda solo dalla strada asfaltata, perché prima c'è stata la città e prima è stata... Cioè c'è un lavoro enorme nelle cose, che non è il lavoro nostro e della nostra generazione,
Milano esiste perché esiste una storia che l'ha costruita. E dove sono questi che l'hanno fatto? Fino ad arrivare al lavoro che fa l'universo, perché noi comunque siamo l'universo. Appunto. Dunque, no, questo io direi che non è soltanto il prezzo, ma è proprio la condizione, è il motore. E sì, è dura da vedere, no? Però è anche la cosa, una delle, forse l'unica, eccitante dell'esistenza, cioè partecipare a questo... Il riuscire a stare con questa sofferenza nelle sue declinazioni esistenziali senza viverla, come spesso ci capita, chi più chi meno a tutti, un po' come una specie di fregatura cosmica, no? Mm. La famosa domanda, ma forse era meglio non nascere, no? Che tanto ci spaventa, e io mi sento che mentre dico questa frase c'è una parte di me che si rimpicciolisce, ha paura di questa frase, delle possibili conseguenze, no? Viene in mente la depressione, viene in mente un'aggressività disperata, però il riuscire a stare con questa, forse non è un caso che un grande saggio come era il Buddha partì proprio dalla prima nobile verità, no? Cominciamo a mettere le cose in chiaro, no? La sofferenza c'è, poi vediamo, da lì si possono partire percorsi completamente diversi, no? E riuscire a stare con questa sofferenza, un po' come, non come se in questa stanza entrasse un enorme elefante che ci schiaccia, ma forse piano piano come un elefante che entra in una grande palestra, poi in uno stadio, poi in una valle, non è scontato, ma è forse un modo di rapportarsi con la sofferenza, non in modo masochistico, e allora andiamo a cercare la sofferenza dell'espiazione. No, no, anche perché ce n'è la sufficienza. Sì, viene anche se non la inviti. Cioè... è un surplus inutile. E su questo comunque appunto la sofferenza in realtà partono tutti. Parte il cristianesimo, perché noi abbiamo queste parole che non capiamo più, ma peccato tra l'altro è qualcosa che ha a che fare esattamente con la mancanza di senso. I termini ebraici dicono proprio questo, dicono perdita della via, volevamo andare là, siamo finiti da un'altra parte, oppure bersaglio. Volevo tirare di là e invece la freccia è andata dall'altra parte e avevo sbagliato il bersaglio, no? Certo. Cioè la sofferenza di non riuscire a, no? Per esempio, ma non so, oppure un altro tipo che non c'entra assolutamente nulla con tutto ciò, Epicuro, l'inizio di Epicuro è grida la carne, dove la carne sia la capacità di sentire eccetera sia l'aspetto individuale, no? Grida la carne, da questo grido che poi, da questa sofferenza che poi nascono le domande, eccetera, 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 eccetera. E infatti molti poi hanno talmente paura di quella sofferenza ed è umanamente comprensibilissimo. Ma certo, anche tu, non immagino anche io, cioè, abbiamo un po' strapaura, no? Però questa è la situazione e questa è anche però crea l'illusione che quella sofferenza sia la fine, no? Sia il nulla senza senso, mentre può essere visto come un inizio. Quella sofferenza, cioè da lì incomincia, no? Qualcosa di creativo, nonostante la sofferenza, non è che poi la sofferenza magicamente i superpoteri esoterici o no, però come dicevo prima nel caso mio, ma nel caso di tutti, in realtà appunto in analisi questo si vede bene, il sintomo chiaramente non fa piacere a me, non fa piacere a nessuno, eccetera, però io dico sempre come, ma è come un signore che batte a quella porta là. E uno dice no, ma che palle, guarda che è uno stronzo, no, rompi palle. No, ma quello là continua a battere, non c'è niente da fare. E alla fine tu riconosci una certa aria di famiglia, allora vuol dire che fa parte della famiglia, allora è inutile continuare a tenerlo fuori, bisogna farlo entrare e chiedergli e aggiustarsi con lui. Cioè, che vuol dire aggiustarsi con tutte queste parti appunto sofferenti? E senza essere iperottimo, perché certe volte ti schiantano, certe volte ti distruggono, almeno quelle individuo lì, però è vero anche che tantissime volte sono veramente l'occasione di trasformazione. A questo mi ricollego con la terza domanda. Quali sono i limiti
e distorsioni del prevalente modello di adulto oggi, no? Quindi come se fosse una rappresentazione dello stato attuale della nostra cultura, no? Quindi il modello di adulto oggi nella cultura media occidentale, no? Quando uno pensa che cos'è un adulto, no? Sono adulto rispetto a dei modelli. Ecco, quali sono i limiti e le distorsioni di questo modello che ci tengono ancorati a una visione parziale? Era già stato accennato il discorso dell'individualità, non siamo solo questo individuo. Una visione parziale della vita, delle relazioni e della società. Quali sono un po' i limiti e le distorsioni del modello che abbiamo anche implicito oggi, che passa nella famiglia dell'adulto? Secondo me è un modello veramente che non regge più, tanto perché è in gran parte falso rispetto alla stessa possibilità di realizzarlo. Cioè, prendiamo per esempio la questione dei appunto giovani che sono, bisogna continuare a essere giovani fino a 30 anni perché è difficile entrare nel mercato del lavoro. Questo è chiaro che è specifico per l'Italia, è specifico per una parte d'Europa, non è dappertutto, però insomma. Allora, l'idea è rimasta fondamentalmente un'idea di con un'accentuazione diversa, ma l'idea è: tu sei un adulto, fondamentalmente se sei capace di lavorare, se sei capace di guadagnare. Questo mi sembra. È rimasta questa idea qui, che d'altra parte è anche sensata, perché questa è certamente una necessità, però è una necessità che si scontra con il fatto che questo invece è vero per tutto l'Occidente, no? Per la prima volta nella storia del capitalismo moderno ci sarà una generazione che avrà delle aspettative anche soltanto economiche inferiori alla generazione di prima nel nostro mondo. Chiaro che il discorso è molto diverso in Cina, in India, in Brasile, quindi è relativo, ma relativo a questa parte di mondo qui direi che questo modello è un modello veramente difficoltoso, che era quello dell'etica del lavoro, che certamente ha funzionato tantissimo, eccetera. In più però si è aggiunta questa etica del lavoro, invece, perché non è più poi in realtà soltanto, soprattutto etica del lavoro, è diventata invece il modello della prestazione, no? Però della prestazione che significa: io sono adulto se sono prestante in tot situazioni. Quali sono queste tot situazioni? Sono tutte. Perché devo essere prestante sul lavoro, ma devo essere prestante come amante, ma devo essere prestante se ho dei figli, devo essere bravo come padre, come madre, come accidente, come è. E se vado a divertirmi devo essere bravissimo a fare la maratona, eccetera, se sono un maratoneta, devo essere sempre prestante. Il principio di prestazione che è diventato universale. E questo la dice subito tutta, cioè il principio di prestazione è come noi dobbiamo apparire, dobbiamo essere da apparire, ma nei confronti di altri, nei confronti di un'esteriorità. Questo dice, e dall'altra parte, e tu con te stesso e il film, l'altro film, il film interiore dove sta? Che importanza ha? Perché non c'ha nessuna importanza, attento, perché questo tipo, no? Non a caso la tendenza a continuare a spingere la prestazione ha prodotto, secondo me questo è un prodotto di una situazione sociale e culturale, qua c'è una certa differenza tra me e in generale il modo di pensare anche la psicopatologia da parte della psicanalisi, cioè molto più storico-sociale che non fondato su degli specie di immutabili psicologici con qualche mutazione di superficie, come secondo me il modello psicoanalitico, ma la spinta verso la prestazione, verso la performance, ha prodotto un'epidemia, per esempio, di depressione, anche se poi la diagnosi è molto casinata, come molti hanno dimostrato, ma in ogni caso, mai vista, per forza, no? Perché se io sono continuamente richiesto di, il fatto di non essere più all'altezza di produce depressione, questo è quello
che in tanti hanno detto è un modello diverso da quello fondamentalmente legato alla legge, al tabù, alla trasgressione, cioè super egoico e dall'altra parte pulsionale. Qua invece si tratta di essere capaci di, cioè essere inefficaci, essere mancanti, è una specie di insufficienza. Io mi collego a quello che stai dicendo facendo una domanda che volevo farti dopo, ma la faccio subito perché si aggancia. Cioè, ti leggo la domanda e l'aggancio a quello che stavi dicendo. Cioè, a volte sembra che dopo oltre 100 anni di psicanalisi la consapevolezza di avere un mondo psichico e di non essere completamente spalmati su questa inflazione estroversa di siamo solo quello che ci rispecchia all'esterno, la felicità o l'infelicità dipende da quello che succede nelle relazioni o in vari fattori esterni a noi, no? Ma dopo più di 100 anni di psicanalisi in Occidente è ancora difficile nella nostra cultura mettere al centro quella che Jung chiamava la realtà psichica, no? Possiamo chiamarlo un mondo interno, no? Di emozioni, di aspettative, di pregiudizi, che poi sono quelli che hanno un impatto maggiore nella nostra capacità di essere pienamente noi stessi, prima di tutto ancora capire chi siamo, cosa vogliamo, perché poi devi riuscire anche a provare a metterti in gioco nel mondo, come interpreti le relazioni con gli altri, che cosa succede. Ecco, rispetto a queste biases, no? Queste distorsioni della nostra cultura che poi si riflettono in un modello di adultità, se di fondo c'è ancora questo vuoto enorme, questa mancanza di strumenti, di educazione a guardarsi dentro, anche nelle cose più banali come la nota intelligenza emotiva, no? Che si potrebbe alfabetizzare a scuola, no? Ecco, in questo contesto, che ha poi delle ricadute che hai accennato tu, nella qualità della vita individuale e collettiva, che gioco può avere, che peso può avere il lascito di Jung nel facilitare, nell'accompagnare l'individuo ma anche la cultura collettiva a riscoprire che dietro quella profonda infelicità o parzialità, no? C'è una mancanza di vedersi, di ascoltare, di sentire quello che abbiamo detto. Come proprio Jung, l'ascito di Jung, no? Ha ancora, se ce l'ha, magari no, tanto da dire e contribuire ad accompagnare ciascuno di noi verso dentro il proprio mondo interiore. Beh, lo dici tu stesso dicendo che dopo 100 anni siamo ancora lì, e non siamo ancora lì, secondo me, per un difetto di per sé della psicanalisi di queste proposte, ma perché casomai questo è un difetto non solo della psicanalisi ma anche di molte comprensioni del mondo di tipo virgolette culturalista, nel senso di pensare alla cultura come un insieme di idee, o idealista, eccetera eccetera, cioè che pensano che la cultura sia un prodotto delle grandi correnti culturali. Secondo me invece è un prodotto delle relazioni sociali storicamente esistenti, e quindi anzi lo spazio della psicanalisi in questo momento secondo me è interessante perché è una sorta di potenziale controtendenza, e quindi appunto è una cura a una malattia diffusa, e la prima malattia diffusa è proprio questa cosa qua, è proprio questo aspetto prestazionale, costante, di costante esposizione di sé, che appunto oggi non c'è soltanto mentre lavori, ma dappertutto, no? Il fenomeno, certi fenomeni, certo uso, senza mettere in questione il mezzo in se stesso, ma un certo uso del nostro universo telematico è esattamente questo, no? È la continua esposizione di sé, mentre non c'è possibilità o questa è lasciata a momenti molto molto
poco coltivati, possibilità innanzitutto di distanziarsi, di far cessare questo flusso di informazioni che vengono dall'esterno. Si potrebbe dire anche molto tranquillamente di riprocessarle. Perché se io vengo costantemente invaso, forse tra l'altro non posso farne neanche un buon uso, perché non ho griglia. Per avere la griglia devo staccarmi un attimo, devo riprocessarle, devo mantenere fisso il livello di informazione avuto e devo lavorare su quello per fare una sorta di meta lavoro sull'informazione, e rimaniamo alla pura e semplice informazione esterna. Figurarsi che cosa vuol dire invece questo come ottundimento della capacità di ascoltare il mondo proprio, il mondo interiore. Noi siamo pieni di immagini, no? Ma sono tutti, ed anche di simboli, ma sono tutti immagini, simboli, come dire, eterodiretti. E abbiamo, ma se tu non hai lo spazio, il tempo per vedere come tu stai rielaborando questi, per esempio, i sogni, le fantasie che ci occupano ovviamente anche nel mondo di uno, eccetera, come queste si intersecano con i tuoi pensieri e con la tua capacità però di riflettere, cioè di lasciare un attimo il dato e piegarti su questo dato nel momento in cui sei capace appunto di produrre distacco e silenzio. Se non sei capace di far questo, allora, come dire, vivi a metà. Da questo punto di vista, secondo me, invece, Jung, l'idea della realtà psichica, ma anche il suo sforzo di inventare, lui puntava su una, io credo che si possa puntare invece su decine e decine di modalità che ci vengono dalle tradizioni sapienziali, per quanto lui non le disprezzasse, o anche altri aspetti, proprio tecniche che sono state o che si possono inventare. Invece, per esempio, lui era l'immaginazione attiva, no? Il sogno, l'immaginazione attiva, l'idea comunque di questa attenzione a una capacità di produrre e formare da parte della psiche stessa, la capacità simbolica, quindi la capacità di stare attenti a delle immagini che non sono semplicemente importate, ma che, anche se si basano su materiale importato, lo hanno rielaborato e lo ricreano, e in qualche modo anche, virgolette, spontaneamente nel senso che esiste una nostra intelligenza creatrice, una capacità di immaginare che funziona di per sé, come si vede benissimo nel fenomeno del sogno. Allora, la coltivazione di tutto questo, insomma, io augurerei a chiunque che la possibilità di utilizzare. Jung è uno certamente importante, ma Jung secondo me è interessante da questo punto di vista, che è un ponte. E è un ponte che per gli occidentali in particolare, eccetera, tra l'altro questo è anche avvenuto in una certa misura, è un ponte sul quale si può passare per aprirsi in un modo non ingenuo, non folcloristico, non reattivo, perché c'è anche il modo reattivo, cioè sì, l'Occidente, la cultura occidentale è una schifezza, e quindi, ecco, non reattivo alla immensa possibilità simbolica che individualmente e collettivamente, come storia dell'umanità, c'è. Noi abbiamo tesori inimmaginabili che certo devono essere però rimessi al lavoro, certo. Bisogna interrogare il tempo presente, saper fare discernimento, grande figura invece della spiritualità cristiana, no? Saper fare discernimento di quello che viene dall'interno e dall'esterno per vedere, sì, questo invece che viene dall'oggi, che cosa funziona? Una domanda veramente americanissima, giustissima. Cosa funziona? Cosa può funzionare? Anche perché se io non so, io ho bisogno di un punto d'appoggio che poi posso abbandonare per un altro che ritengo più articolato, più completo, no? E se io cresco nella convinzione che i punti d'appoggio siano solo all'esterno di me,
e comunque come tutti gli umani ho a che fare con la mortalità, la sofferenza, la paura di rimanere da solo, che quindi si ricollega anche a quella paura del silenzio. Si crea una specie di barriera, un muro di gomma, se non c'è qualcuno che mi accompagna, un Virgilio di turno, ma che in realtà è un Virgilio interno, però c'è magari qualcuno o qualche, può anche essere un libro che lo riflette e ce lo attiva. Quel mondo interno non può mai essere quel punto d'appoggio da cui iniziare poi ad esplorare. E continua a essere l'esterno, no? Che in questa logica prestazionale, in questa logica di iperstimolazione, che non ci permette poi di sentire quella creatività interna, quella, anche quel non essere solo questo individuo, no? Dov'è che lo troviamo? Lo troviamo fuori? Sì, lo troviamo fuori in una logica di interdipendenza, tutto quello di co-costruzione, ma c'è anche un discorso di una parola o comunque di un senso, di un sentire anche prelinguistico che viene da dentro. Ecco, in questo senso, non solo ovviamente Jung, tantissime saggezze, ma anche l'arte può dare la possibilità. Ovviamente bisogna riuscire a, come spesso viene raccontato in alcune favole o nel mito, no? A tollerare la frustrazione, la paura di attraversare quel pezzo buio, fare quel salto nel lasciare il certo per l'incerto, che può voler dire la solitudine, può voler dire l'incertezza, può voler dire il silenzio. Molte volte è meglio farlo accompagnato magari da qualcuno che ha già fatto un tratto di strada, ma ho la sensazione che mentre dico questo non diciamo niente di nuovo da un certo punto di vista, è da migliaia di anni che ci diciamo questo, però non avverti che forse oggi più che mai, da un lato abbiamo infiniti strumenti, ne abbiamo anche in modo transculturale, quindi un discorso di umanità che va oltre soltanto la propria cultura di origine, e soprattutto non possiamo più rimandare ulteriormente. Tu senti a livello anche collettivo una pressione di, come dicono alcuni, di salto antropologico, non soltanto rispetto al discorso dell'ecologia. Si è iniziato a fare questi discorsi dopo la seconda guerra mondiale, no? Con l'ecologia, la bomba atomica, eccetera, eccetera, ma anche a livello di evoluzione psicospirituale. Non senti che siamo spinti dall'accelerazione tecnologica verso un punto, no? Dove a un certo punto la strada finisce, no? E o riusciamo a fare un salto gradualmente, però neanche tanto gradualmente, o in qualche modo c'è il rischio che la paghiamo questa nostra difficoltà a rimanere sempre intrappolati da 2000 anni a 3000 anni nei stessi discorsi, però nel mentre abbiamo una tecnologia sempre più potente. Ha senso quello che sto dicendo? Secondo te? Figurati, ha tantissimo senso, e tu lo sai benissimo, perché questo è anche un pensiero abbastanza diffuso. Personalmente sono un po'. Mi defilo un po'. Okay. Mi defilo un po' perché uno, penso che, naturalmente può essere una generalizzazione impropria della mia generazione, ma però insomma non credo tanto. Penso in realtà che noi appunto abbiamo una fretta moderna e tutta basata sul come se noi dovessimo essere rapidi tanto quanto la nostra tecnologia. Ok. E invece questo mi pare che non succeda, molto semplicemente, non è bello o brutto, non succede, il, come dire, lo sviluppo morale, diciamo così, dell'umanità è molto, ma molto più lento, è sempre stato lento, figurarsi adesso che si deve invece misurare con queste enormi trasformazioni. Però nello stesso tempo dico sì, ma forse questa è la nostra fretta, questa è la nostra anche idea che appunto quando devo vedere qualcosa dentro la mia vita, questo è molto, non è solo moderno, questo è addirittura contemporaneo, perché nella modernità ci sono tante generazioni che invece molto semplicemente con quella parola, ormai è diventata una parolaccia,
mi sacrifico per i miei figli, ma loro studieranno, oppure costruiremo un mondo migliore, io non lo vedrò, ma lo costruirò. E figurarsi prima, no? lo scalpellino del Duomo, bah, pensava di essere immortalato lui nel Duomo, no, cioè, partecipavano, per noi questo è molto difficile, eccetera. Però io penso che dobbiamo prendere atto di questo fatto, questo è un progresso lentissimo, alcuni dicono che non ce n'è affatto di progresso, invece secondo me di progresso morale ce n'è, e come, anche nella cattiva coscienza. Per esempio, oggi nessuno che viene processato all'AIA per delitti contro l'umanità, eccetera, non si appella nello stesso tempo, mentre si difende, ai diritti dell'uomo, eccetera. Ma queste sono chiacchiere? Sono chiacchiere, però fanno vedere che c'è una idea diffusa che comunque ha conquistato la maggioranza degli esseri umani, cosa grandiosa, nonostante la dichiarazione sia solo del 1948, almeno formalmente, dicono, solo formalmente, vuol dire che le idee non hanno nessuna forza, no, secondo me ne hanno poca, ma ce l'hanno. Allora questo è un cambiamento, noi oggi non parleremo più neanche come parlavano addirittura Jung, Freud, ma persino Marx, delle popolazioni primitive. Non parleremmo così, no. Abbiamo tutta un'altra idea, anche sulla questione, per esempio, femminile. Allora queste cose sono lavoro, ma solo che lavorano in modo infinitamente lento. Da un altro punto di vista uno potrebbe dire, appunto, grande fallimento, no? Platone, se sono 2500 anni che pensava di riformare e poi gli è andata male, no? Perché andava a Siracusa e gli non bastonavano di fatto, e quindi, però, io quindi pensavo che bisognasse fare una scuola per formare gli uomini capaci di dirigere una città. Se lo prende così è completamente fallito. Gesù Cristo, Buddha, chiunque, sono tutti falliti, tutti dei grandi fallimenti, da una parte. Da un'altra parte dice, sì, ma sono veramente dei grandi fallimenti o invece sono incredibilmente, come dire, hanno preannunciato, hanno visto delle cose che non esistevano, che però piano piano, pianissimo, almeno qualche passettino l'hanno fatto. Io sono di questa idea qua e non penso e credo che la tecnologia, tanto qua, la tecnologia, già a me, insomma, l'uomo è tecnico per definizione, per da sempre, da quando... Anche le scimmie lo sono. Anche le scimmie in parte, però, perché gli umani fanno un mondo intero, gli artefatti cognitivi, che dipende dalla tecnica. Noi stessi dipendiamo dalle nostre tecniche, mentre le scimmie adattano le loro tecniche a un mondo che rimane uguale, no? Sì, sì, sì. Poi c'è la questione della divisione del lavoro interna, la nostra ormai interna a rapporti virgolette comunque di imparentamento di gruppo, la nostra non è così, sono tante differenze. Bene, allora se noi siamo tecnici da sempre, direi che il punto è che non sta tanto nella testa, un po' una tecnica moderna è ovviamente diversa, eccetera, ma insomma è un modo anche, continuare tutto questo discorso sulla tecnologia, è un modo anche per evitare sempre, io lo trovo molto ideologico, ma nel senso tradizionale della parola, cioè che è oscura, per evitare il discorso di come viene usata dentro i rapporti sociali esistenti. Questo è il problema. Cioè il problema non sta nella tecnica di per sé, che anzi di per sé può essere, e lo è, altamente liberatoria di tempo, eccetera. Le possibilità tecniche sarebbero, per esempio, di dare da mangiare a tutta l'umanità. Perché non diamo da mangiare a tutta l'umanità? Certo. Allora, banalmente, oggi ormai anche il più tenue riformista, ma neanche riformista, il più tenue, dice, ma forse guardate che il problema generale, anche economico, è questa enorme disuguaglianza sociale. Certo. Allora, la disuguaglianza sociale non è prodotta semplicemente dalla tecnica, anzi la tecnica dipende da questa disuguaglianza sociale. Faccio un esempio straovvio, negli anni 50
la Ford era tecnicamente in grado di costruire parti delle automobili usando delle fibre vegetali. L'hanno mai fatto? No. No. Perché non l'hanno mai fatto? Ovvio, perché si guadagnava di più con l'acciaio e con il petrolio. Questo è il punto. Quando è diventato economicamente fattibile e produttivo, prendiamo la Bayer invece adesso, bene, la Bayer è una delle più grandi industrie multinazionali, in realtà oggi io credo, anche se molti si scandalizzerebbero, alleata dell'ecologia e della possibilità di trasformazione, perché hanno capito che adesso il grande affare è questo qui. Allora, questo non è la tecnica dipende, può essere usata in un modo o in un altro, a secondo di come certo. vanno i rapporti di forza. Noi cosa possiamo fare? Siamo ridicoli, 0,00001% forse, però possiamo aiutare per quel po' che possiamo fare, secondo quel bel proverbio ebraico, non preoccuparti quando porti il mattone di vedere il tempio fatto, tu porta il mattone e poi si vedrà. E allora portiamo sto mattone. E sto mattone è questa lenta trasformazione delle mentalità. Che... Ti faccio un'ultima domanda. Il presupposto per una migliore risposta è la capacità di porsi migliori domande. E il presupposto per una migliore domanda parte dalla capacità di osservare i nostri pregiudizi. Quali sono le domande, perché hai parlato prima di funziona, no? Pragmaticamente, quali sono le domande che suggeriresti a chiunque per cominciare, quantomeno, a relazionarsi con le distorsioni più diffuse dentro ciascuno di noi? Beh, questo devo dire, dato il mestiere che faccio, è piuttosto semplice come risposta. Eccolo. La domanda è, ma come mai sento questo? Come mai penso questo? Come mai sogno questo? Con un'avvertenza. E l'avvertenza è semplicissima. Non attribuire tutto il male di cui penso che sia fatto al mondo, eccetera, agli altri, al mondo, eccetera, e pensare, ma forse qualcosa, visto che comunque mi è venuto in mente, visto che me lo sono sognato, anche gli incubi. Ok. Anche gli incubi, basta solo quello. Qualcuno ha fatto qualche incubo, sicuro. Tutta certo. Ecco, a noi pensiamo sempre che sia un altro. E no, anche in casi di trauma, eccetera, certo c'è l'altro, certo c'è il mondo, certo siamo stati, come dire, spinti, ma c'è qualcosa di nostro. E questo è quello che Jung chiamava, questo è un grande invece contributo possibile di Jung e soprattutto di Neumann, che era un grande allievo di Jung, che ha tirato fuori una teoria sul capro espiatorio straordinaria, che purtroppo non viaggia molto neanche negli ambienti psicanalitici, anche poco in quello junghiano, ma comunque lavoro sull'ombra e sul capro espiatorio, pensando che appunto le ombre fanno parte di noi, quindi anche quello che mi attacca nell'incubo in parte è mio. Questo è il pregiudizio fondamentale. Il pregiudizio fondamentale è esteriorizzare tutte le cose che non ci vanno bene. Cominciamo a ridire, anche questo è nostro, che non vuol dire che è soltanto male, perché se messo in collegamento con tutto il resto e non lasciato fuori, no? Può dare delle potenzialità diverse. Per esempio, è ovvio, no? Farò un esempio, l'aggressività è tutta male? Non scherziamo, senza una certa aggressività, senza aggredire in qualche modo il mondo e certe situazioni, eccetera, non c'è possibilità di scampo. Certo. E noi in qualche modo abbiamo aggredito il mondo, abbiamo anche aggredito troppo, d'accordo. Però questo non vuol dire che allora ogni aggressività è male, ogni trasformazione del mondo è male, ogni lavoro su una materia per darle un'altra forma è male, perché allora non apparteniamo al mondo, allora. Come pensano alcuni. Ma sì, sono proprio matti. Grazie.